Ciao a tutti! Salve! Ciao! Spero che registriamo. Allora, stasera it's Lotto Time! Viva! Allora, evviva, innanzitutto, allora, guest stars Gwendalina e Kekpi, per chi ci ha seguito, in italiano cerco di dirlo, e la sorella del pazzo di Vindictus. E dobbiamo anche pubblicare. Allora, io quella, diciamo, normale della famiglia, in qualche modo. Ci stiamo allargando troppo, eh. Allora, ho detto qualche volta. Daniele, ti è arrivata la quest? Sì. Blood. Okay, ho capito anche qua là. Sciaro tutte le quest che faremo, sì, che Daniele non ha. Io ce l'ho, vero? Sì, tu dovresti averci. Far reaching. Ok. Ci prendiamo pure quello delle mega tartarughe. Dopo vediamo di fare se riusciamo a fare queste. Allora, ci troviamo ad Agmar. Controlla un po' se ce l'ho quelle che dici. Sì, Fede, io lo vedo se ce l'hai o no. Scusa, ma quella della famiglia, del family history? Ce l'hai già, già a posto quello. Sì, sì, ce l'ho, ce l'ho. Ok, Daniele è a posto, si può andare. Allora, siamo ad Agmar, o come cazzo si dice che non l'ho mai imparato in tanti anni. Intanto io non ho imparato a dire skirmish, vabbè. Skirmish, Daniele, non è difficile. Skirmish, quello sono riuscita pure io, Daniele, dai, su un po' d'applicazione. Come si dice? Ah, la e il tuo tocco di intigeno, ti ringraziamo. Allora, muovete... era il benvenuto. Aspetta, che siamo già vestiti, Daniela. No, ma voi siete andati a prendere. Qua ci sta tanto bello il ponticello, comodo, comodo. Daniele. Oh, comunque ci sta un traffico a Rangman. Infatti, sto. Guarda, non ho mai visto tanta gente qua, dato che stavo sempre da sola come un cane. Hai visto? Sono fatte tutte le quest in solo. Prima di arrivare al posto dove puoi morire. Daniele, questa è copia quando gioco su Swotor. Poi alla fine ti trovi e non capisci un... Cioè, io ho mai visto tanta gente su Swotor tutte insieme, che non sia sulle navi spaziali. Come devo ricordare, devo anche sparare un po'. Allora, andiamo subito a fare i draghi. I draghi. I draghi. Quindi dobbiamo seguire la strada e poi girare a destra. Giriamo subito perché a noi... A noi a seguire la strada, Daniele... Non fa per noi. Non ci piace. Ma dopo vedi, ci stanno tutti i lupi che... Non ti preoccupare, gran a me, sì, sì, i lupacchiotti. Tu continua a camminare, in tranquillità. Il mio cavalluccio, che si rovina. Intranquilli. Mo creiamo pure la bestia. Ok, mo bisogna scendere. Ah. Ci dobbiamo fare... La bestiaccia. Dai, siamo in tre, ecco due. Sì, salutiamo... Aspetta, com'è che si chiama? Mio Wien, come cazzo si chiamerà pure lei? Che, o lui, che non mi ricordo. Che è praticamente il tizio e o la tizia. che ci ha chiesto... che siamo andati a trovare su Alice Online, il gioco coreano dei cavalli, sul quale presto faremo un video. Presto è la parola grossa. Comunque. Ma poi ti ha risposto se si è fatto un pupazzetto? Sì, Mio Wien. Ah, l'ha fatto poi alla fine? Sì, sì, sì. Grandissimo. Immagini, questa è una donna per davvero, noi gli diamo no. Gli stiamo dando dell'uomo da 20 minuti. Io una volta ho fatto Daniela, la prima che avevo aggiunto su faccia libro. Gli ho detto, ah, che bella bambina, invece era un maschietto, erano sempre di questi. Ma i bimbi, Daniele. Vabbè, ma era cinese, chi l'ha mai visto un bimbo cinese dal vivo? Beh, c'è anche un colpo ci voleva. Daniele, ma stai ancora scaricando DC Online? No, finito, è pure chiusa. Perché sennò la gava a morte. Allora, eccolo qui, a 6.000 vita, il draghetto. Cerchiamo di non fare figure di merda live registrate. Papero, papapero. Questo rumore in sottofondo di sesso è Daniela, ve lo volevo ricordare. Ah. In arte Gwendalinael. Gwendalinael. In realtà quindi... si procura del piacere col suo microfono. No? E Gwendalinael, hai sbagliato l'accento. Vabbè. Ma indovina chi ha grato per cambiare? Daniela. Sono la favorita. Oh, il principe. Sono diventato una nemica dei draghi nel mentre. Ah, yuppi. Adesso, Daniele, vedi non aggrare perché sto giro muore. Sono ancora con metà vita. Lo so, l'ho fatto in modo da impedirti di aggrare.
Perché dovendoti preoccupare del fatto che di non devi morire. Tanto fra un po' aggrera me, no? Io spero di no. Vai, bello micetto. Io non è che posso vivere a lungo con queste ambasce nel cuore. Dai, che sono 900, tutto muore, 500. Micetto. Ah. È già morto. Ok, roll. Oh, il pristin. Credo che ci vuole il superior workbench per lavorare a sta roba. Devo andare a scappinarmi fino... Oh, io questo posto... Io ho rinunciato al craft, sappiate. Vabbè, con lei. Con lei ho rinunciato al craft. Succede, non è nulla di grave. Appena io c'ho un po' più di vita, aggriamo. Daniele, non andare là, lì si che aggri. Daniele, fatti i cazzi tua. Che ha detto anche un'altra lingua, voglio dire. Ah, perché ce ne stanno 1000 là. Sì. Sì, 1000 che ci vogliono fare il cuore, quindi adesso... Appena io sono pieno vita, ce ne facciamo una alla volta, perché ne dobbiamo ammazzare 14. Infatti sì. Più il bossettone finale, però almeno questi non li ammazziamo. Comunque, vorrei spendere una parola sulle cose inutili che vengono dette dalla Gilda, al quale mi sono indegnamente... aggiunta. Di cui fai parte. Niente, Daniele. Molto meglio la fasulla dell'altro pupazzo, perché l'altro pupazzo c'ha una gilda fasullissima. Invece questa raccontano esattamente i cazzi loro. Ah, boh, dai, non è male. Io invece ho un quesito, Daniela. Che non servono a nulla, tipo oggi ho spalato la neve. Sì, io lo dico a voi, mica lo dico alla mia gilda. Ma io invece avrei un quesito per Daniela, che secondo me Federica lascia con... condivide con me. Quello di oggi? No. Ah. Perché Gabriele da Trieste non laggava l'audio? Come te da qui. E Daniela da dietro casa nostra lagga a morte? Non lo so. Daniela, non è che i colli di Pescara, non so dire dove sei, così ti vengono a menare sotto casa, sembrano l'Africa. Oh, mo c'ha pure nevicato a 3000 e quindi sono... Nevicato, no? Comunque sto laggando, Non ho mai laggato fino a questo momento. Oh, sto un po' a laggare. Galla o alla laggare? Mi sto aggallando un pochino. Citiamo Vanilla, ovviamente. Poi a proposito, hai visto le foto? Silente, si mangia la neve, te l'ho visto. L'ha ammazzata prima che lui ammazzi me, vabbè, faccio ammazzare da niente. Sto ammazzando, Mi ha ammazzato pure bello micetto. Sì. Guarda che bella cingiata che gli ho dato alla fine. No, okay. Chi mi ha preso qua? Chi è? No, chi è? C'è un drago da sopra. Il drago da sopra è dura. Oddio, via tutti. Sono morta, due. Sono morta. Dove? Via. Devi una zona per squaglio. Non so se qua ci sto molto scappando. Non l'avevo visto. Hai aggrato quello sopra? Sì, non l'avevo visto. È morta solo Fede. È morta, ancora non muore. No, sono morta. Dove sta? Sto a retretta. E mo come ci arrivo? Col cavallo. Oh Gesù. È tutto sto pazzo. Ah, sì, sta scritto. 4 threading. Allora. Vieni, andiamo alla raccatta, dai. Metti il cavallo. Sì, sì. Una cavalluccia. Tu c'hai quell'altro del festival. Sì, c'ho anche quello lì, però ho messo quello frost. Ahi, aspetta, quando... Vedete che noi quello non passiamo. Aspetta, fammi vedere. C'è un gigante. Aspetta, vediamo se riusciamo a passare... Cazzo di passare, qua ce ne stanno tre. Conta che io ho anche un microfono assolutamente triste, nonché tarocco. Io pure c'ho un microfono tarocco, Daniele. Quello delle cuffie. Sì, pure io c'ho quella delle cuffie, della Trust. Vabbè, ma se compri la roba della Trust... Io almeno è Logitech. No, ma avevo intenzione di comprarmi la, la cuffia base, quella da 15 euro, ma è Logitech. Solo che avevo... Questo tizio viene verso di noi. Solo che avevo intenzione, dopo sono andata a vedere, mi volevo comprare quelle... Le cose a pupazzo che c'hanno le cose, allora... Allora, io credo che non abbiamo scampo di uscire qua in due, a meno che non intendiamo schiattare per raccattare
Russia, oppure proviamo a farcela di corsa con i cavalli e sperando che Dio ce la mandi buona. Aspetta, aspetta. Moriamo, tanto male che va, moriamo. Aspetta, sto provando ad arrivare io. Io sono già partito, quindi... Ecco, questo l'ho aggrato, perfetto. Sì, bene, ne abbiamo 1000 di cavalli. Ah, ne ho aggrati 700. Probabilmente appunto, adesso... morirò di nuovo. Ok. Dani invece approfitta della mia morte, now. Tanto fra un po' morirò anch'io. Dai, tutti i ritritti. Ma se moriamo tutti e ritrittiamo tutti? Sì, tutti qui facciamo figura di pirla. Ma non fa niente, dai, su. Boh, tanto dai. Non c'è nessuno che ci cura, non c'è nessuno che ci sta piacendo. Dai, stiamo a morire come dei... Andiamo, dai. Ne abbiamo ammazzati 6 di 14. Adesso abbiamo sto 10 minuti di rottura di cazzo. Ma che non... il microfono? Ok, andiamo a ripararmelo, va? Che vogliamo fa? Niente, sei tu agri. Ma la colpa è mia, non l'avevo visto da là sopra. Qua devi avere in questo gioco gli occhi anche di tua testa, mica puoi cavartela così. Io sto a fare un po' qualche canestro, tu mi dici avrei... beh, allora diccelo, no? Che c'hai i canestri? Ok, io prendo questo, non mi fa riparare sto coglione. Ma si può riparare là? Tanto dici... Quello là. Sì, è peggio. Dai, ma perché ti sei bloccato? Maledetto. Beh, io direi che dopo questa infamata potremmo anche salutare il nostro pubblico. Dici, poverini. Sì, siamo stati così tristi. Dopo che abbiamo visto come si fa a morire e continuare da soli, no? Qua ci stava anche la gente di Dani. Cavaliere dell'Era. Ma guarda che sono tanti, un milione. Sì, sì, davvero un milione. Salutiamoli. Salutiamo i cavalieri delle ere che dicono le cazzate sopra internet. Va bene. Ciao ragazzi, ciao a tutti. Ciao.